Eccolo qui, il cardinale Scipione Borghese, nipote di Paolo V, papa dal 1605 al 1621. Fu Scipione ad edificare la villa, cingendola di meravigliosi giardini. Grande mecenate del proprio tempo, Scipione scoprì nel giovanissimo figlio dello scultore fiorentino Pietro Bernini il Michelangelo del suo secolo, Gian Lorenzo Bernini. Fu lui a scolpire questo busto ed anche il gemello, che Bernini dovette rifare in pochissimo tempo perché il primo, scolpendolo, si era spaccato sulla fronte. Ed eccolo qui, l'autoritratto di Gian Lorenzo Bernini a 25 anni, al tempo in cui scolpiva Apollo e Dafne e il Davide. Fuori di Porta Pinciana, il cardinale Scipione, per volontà di suo zio, il Papa Paolo V Borghese, fece edificare un bel palazzo in una sua vigna o giardino o villa, che vogliamo chiamarla, nella quale si trova ogni sorta di delizia che desiderare ed avere in questa vita si possa, tutta adornata di bellissime statue e pitture eccellenti e di altre cose preziose con fontana, pescheria e altre bellezze. And in this manner, a contemporary artist of the 16th century whose work was chosen to be installed in this magnificent edifice would have the luxury to witness the work of Cardinal Scipione Borghese. Die Architektur der Villa Borghese fand ihre Inspiration im Stil der antiken römischen Landhäuser. Mit der Einarbeitung antiker Statuen in die Fassade stellt sie sich in die von Raphael begründete Tradition römischer Kunstsammlung. Die Villa sollte dazu dienen, sich über Literatur auszutauschen, Musik zu hören und vor allem die Natur zu betrachten. In den Augen ihrer Begründer sollte sie eine Art Schauplatz des Universums werden. Auf Wunsch des Kardinals Borghese entwickelten hier Architekten, Maler und Bildhauer einen neuen Stil, nämlich den römischen Barock, der später in ganz Europa nachgeahmt werden sollte. No! A casa non ci torno, non ci torno più! Non sono pazza! Come te lo devo dire? Io voglio cambiare vita, devo cambiare vita! Capisci? Non le voglio sentire queste cose, lasciami in pace! Basta! Ti ho detto basta! Posso fare qualcosa per lei? In testa. Questa è uno scherzo degli amici. Io sono un poeta. Come ti chiami? Puoi chiamarmi Daniele o magari Rainer. Io mi chiamo... Anzi no, chiamami Apollo. E tu sei Dafne. Sai la storia della pianta d'alloro? Tutto cominciò con un litigio fra dei. Febo Apollo, il dio della poesia, prendeva in giro Cupido Eros, il dio dell'amore, per il suo piccolo arco. Cupido, offeso, volò via sbattendo le ali. Si fermò sulla cima ombrosa del Parnaso e dalla faretra estrasse due frecce di opposto potere. L'una scaccia, l'altra suscita l'amore. Con la prima colpì Dafne, ninfa dei monti, figlia della madre terra e del fiume Peneo, con l'altra trafisse Apollo. Febo, innamorato, ormai non desidera altro che unirsi alla ninfa, ma lei fugge via, veloce come il vento,
e non si ferma neppure quando lui cerca di trattenerla con queste parole. Ti prego, Daphne, fermati. Io non ti inseguo per farti del male. Io ti inseguo per amore. Die Figurengruppe aus Marmor, die Bernini 1625 fertigstellt, stellt das Ende der Verfolgung dar. Daphne, die von Apollo eingeholt wird, ruft ihren Vater, den Flussgott Peneus, an. Vernichte meine allzu begehrte Gestalt durch Verwandlung. Und somit verwandelt sich die Nymphe in einen goldenen Lorbeerbaum. Es ist der Augenblick der Metamorphose, der von Bernini in Marmor festgehalten wurde. Die Füße werden in sich in Wurzeln verwandeln. Rinde windet sich um die Beine, während die Arme im Akt des Fliehens schwungvoll ausgestreckt sich in Zweige und Blätter verwandeln. Die wirklich erstaunliche Bearbeitung des Steins. Ma anche così, Apollo la ama. Poggiata la mano sul tronco, sente il petto trepidare ancora sotto la fresca corteggia, stringe fra le sue braccia i rami, bacia quel legno che si sottrae ai suoi baci e allora dice: poiché non puoi essere mia, sarai almeno il mio albero, o all'oro, sempre ti porterò sulla mia chioma. Ed è per questo che ancora oggi i poeti si incoronano con l'alloro. Daphne! Daphne! Come ti chiami? Daphne! Io! Custode di Villa Borghese, questo pubblicamente dichiaro. Chiunque tu sia, non temere impacci di regolamenti. Fai pure quel che vuoi. Domanda quel che desideri. Vai via quando vuoi. Queste delizie sono fatte più per gli ospiti che per il padrone. L'amico abbia qui il luogo della legge e il buon volere. E se invece alcuno, con malvagio inganno, volente e cosciente, infrangerà le aure leggi della cortesia, badi bene che il custode addirato non gli stracci la tessera dell'amicizia. C'è un'isola vasta, la Sicilia, ammassata sopra le membra di un gigante. Sotto le sue grandi rocce tiene schiacciato Tifeo, che osò sperare di impadronirsi della sede del cielo. Egli si agita, spesso si dibatte per rialzarsi, proietta sabbia e vomita fiamme dalla bocca. Si sforza di smuovere il peso e di scrollarsi di dosso le città e le grandi montagne. Allora la terra trema e perfino il re dei muti morti, Plutone, ha paura che il suolo si squarci e che una lunga voragine ne dischiuda i segreti. E che la luce, irrompendo, semini terrore e confusione fra le ombre. Proprio nel timore di una catastrofe di questo genere, il sovrano era uscito dalla sua sede tenebrosa. Plutone faceva il giro della terra di Sicilia per ispezionare le fondamenta. Si era ormai convinto che nessun punto pericolava e si era tranquillizzato. Quando Venere lo vide, stretto a sé il suo alato figliolo gli disse: Cupido,
strumento della mia potenza. Prendi quelle frecce con cui vinci tutti e scagliane una veloce nel petto del dio. Così disse Venere. E Cupido colpì Plutone dritto nel cuore. Non lontano dalle mura di Enna c'è un lago. Un bosco fa corona alle acque, frescura donano i rami, i fiori variopinti, l'umido terreno. In questo bosco Proserpina, figlia di Cerere, la dea del grano, si divertiva a cogliere viole o candidi gigli e faceva con le compagne a chi ne coglieva di più. Quando Plutone fu quasi tutt'uno, la vide, se ne innamorò e la